Ok ragazzi, nuovo video, oggi vedremo gli esercizi migliori per te. Proprio te che sto indicando, lo so, fa molto commercialata comunque. Allora, prima di iniziare, come al solito vi ricordo che è online Zeus, il nostro programma di allenamento annuale, costituito da una prima parte, che è un ebook introduttivo che spiega le logiche di Zeus dietro la programmazione, e una seconda parte che è il programma vero e proprio che può essere personalizzato sulla base delle vostre personalissime esigenze, quindi distretti carenti, frequenza di allenamento e via discorrendo. Quindi dateci un occhio, link qua sopra, e partiamo col video. Ok, possiamo dividere questo ragionamento in due parti. Una prima parte in cui andremo a capire come scegliere una rosa di esercizi che siano adatti per voi, e una seconda parte in cui capiremo come contestualizzarli. Questo perché, per esempio, voi potreste lavorare molto bene sia con delle croci su panca inclinata, sia con delle spinte con manubri su panca piana, però ovviamente questi due esercizi hanno caratteristiche differenti e devono essere contestualizzati in maniera differente a seconda degli scopi. Ma perché è così importante capire bene che esercizi utilizzare? È molto semplice. Ipotizziamo che voi abbiate in mano la programmazione perfetta, quindi tutte le variabili, i parametri settati in maniera giusta, tutto misurato a puntino, però effettivamente quando andate ad applicare il tutto, andate ad applicarli su schemi motori che per voi non sono ottimali. Capite bene che state sparando a salve, perché tutto quello, il miglioramento della performance e quello che avete impostato, lo state veicolando e direzionando su tanti distretti muscolari, su qualcosa di caotico, mentre andrebbe direzionato sul singolo distretto target che volete attivare. E proprio per questa ragione la scelta degli esercizi e degli schemi motori, poi capiremo la differenza tra i due termini, è fondamentale ed è il presupposto di base per poter lavorare nel bodybuilding. Poi dopo la programmazione è un qualcosa di più che, per quanto importante, viene solo in un secondo momento. Ok, detto questo, capiamo esattamente come scegliere gli esercizi. Il primo punto di base è quello che i ragazzi dell'M4T Gym definiscono l'accuracy, quindi la capacità che ha un determinato schema motorio di attivare bene un singolo distretto target. Ecco, vi faccio un esempio. Ho preso questo ciondolo da Giorgia di Fendi e mi ammazza, mi sta minacciando da là. Allora, questo ciondolo rappresenta un pendolo, ok? Ovviamente sarà molto imprecisa come dimostrazione, però rende l'idea. Il pendolo ha necessariamente una traiettoria che sarà sempre la stessa. Perché? Perché è vincolato. Quindi questa traiettoria sarà identica sia se imprimo una forza con un vettore in questa direzione, sia se vado a imprimere una forza con un vettore in quest'altra direzione. Quindi sostanzialmente verrà recepita dal pendolo soltanto la componente vettoriale che permette di imprimere il movimento. Ora, questo, senza entrare nei meandri della fisica 1, che cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho un'articolazione che si muove in maniera vincolata, io questo stesso movimento posso ottenerlo sia con la partecipazione di diversi distretti muscolari, sia isolando un singolo distretto, ovviamente non in maniera totale, però isolandolo in gran parte. Quindi, per esempio, posso fare un pull lavorando in maniera molto più sinergica, o posso ottenere lo stesso identico movimento facendo però contrarre e partire il movimento per lo più dal gran dorsale. E questo ovviamente si rivedrà soprattutto su un fattore, ossia il carico. Questo perché la resistenza del carico dovrà sobbarcarsela soltanto un singolo distretto. Quindi quando riusciamo ad ottenere tanto isolamento muscolare, vedete subito che il carico cala a picco. Ok, torniamo al discorso quindi dell'accuracy. Io ho già parlato dell'importanza del concetto dell'attivazione muscolare, quindi prima di tutto, quando scegliete un singolo esercizio, dovete capire quanto questo esercizio può farvi lavorare, può permettervi di attivare il distretto muscolare target. E si badi, parlo di attivazione, non di isolamento, quindi dovete sentire attivo il distretto muscolare target, ma è logico che su una panca piana non potremo mai isolare in maniera totale il gran pettorale, ci sarà sempre una partecipazione della muscolatura sinergica. Però se su quella stessa panca piana sentite bene il petto, allora è sicuramente un esercizio che dal punto di vista ipertrofico fa per voi. Se invece sentite tutto fuorché il petto, allora probabilmente è un esercizio da escludere, anche se è un esercizio fondamentale. Ovviamente questo discorso dell'accuracy è totalmente soggettivo, quindi non vi resta veramente che sperimentare. Cercate di lavorare su quella che è la connessione mente-muscolo, di sentire il distretto muscolare target come lavora, e per questo noi poi proverremo nel corso di quest'anno diversi seminari pratici in cui vi insegneremo e spiegheremo come sentire i singoli distretti, quindi petto, gran dorsale e via discorrendo, su diversi schemi motori. Quindi vi diremo delle tips per poterli attivare al meglio. Però detto questo, veramente il banco di prova è la vostra sperimentazione e percezione personale. Ovviamente questo è fortemente influenzato dalla biomeccanica del soggetto, quindi leve più lunghe e leve più corte stravolgono totalmente la capacità di attivare un determinato
di stretto su uno stesso esercizio, è determinato da quello che è il line of pull, quindi la direzionalità che si crea tra le fibre del distretto muscolare e l'angolo di lavoro, ma di questo ho già parlato in un video precedente, e infine quello che è lo schema motorio che riuscite a estrapolare da tutto questo. Cosa vuol dire? Noi abbiamo diversi esercizi su cui lavorare, quindi una programmazione classica vi parlerà di panca piana, spinte con manubri, pull-lay, rematore bilanciere, squat e via discorrendo. Però questi esercizi possono essere eseguiti, perlomeno nel bodybuilding, in maniera totalmente differente. Ed è qua che entra in gioco il concetto di schema motorio. Ossia, lo schema motorio è la modalità in cui eseguite, da un punto di vista biomeccanico, il singolo esercizio. Ossia, Tizio avrà un determinato schema motorio sulla panca piana, quindi inarcherà di più la curva lombare, avrà una presa un po' più larga, e Caio invece avrà un altro schema motorio, si incurverà di meno, magari solleverà addirittura i glutei per ricercare una certa declinazione, terrà una presa più stretta, eccetera, eccetera. E questo di nuovo dipende dalla biomeccanica, dalla vostra capacità di attivare. Quindi il concetto sostanzialmente per scegliere gli esercizi che fanno per voi è testare ogni singolo esercizio e testarlo nelle diverse sfumature, nei diversi schemi motori, per trovare quello che a voi permette di attivare al meglio il singolo distretto target. Ok, vi invito di nuovo a sperimentare da questo punto di vista, perché qua davanti alla telecamera veramente non vi posso dar suggerimento migliore. Non provate una panca piana così come l'avete vista sul tutorial di YouTube, stessa cosa per il rematore, ma trovate quel setting, quello schema motorio che vi permette di attivare al meglio il distretto che volete attivare. Sostanzialmente quello, distretto target. Ok, fatto questo avrete una rosa di esercizi che siete sicuri sentirete bene. Benissimo, come possiamo contestualizzarli e inserirli nella nostra programmazione? Ok, quello che facciamo noi normalmente è distinguere diversi ruoli che hanno gli esercizi. Quindi l'esercizio come panca piana, croci, sono dei protagonisti, degli attori che possono ricoprire diversi ruoli. Andiamoli a vedere. Il primo ruolo è l'esercizio madre o esercizio indice, che è un esercizio che ci permette di verificare il miglioramento della performance, quindi un esercizio che deve essere tracciato settimana dopo settimana su quel determinato distretto. Quindi banalmente ho una panca piana come esercizio madre, la terrò fissa nell'arco del mio mesociclo e la performance che ottengo sulla panca piana, per esempio sulle 8 ripetizioni, mi dà un indice preciso di come sto gestendo la mia performance generale, quindi se sto progredendo oppure se sto arrivando verso l'overreaching. E il concetto è che dall'inizio alla fine del mesociclo ci dovrebbe essere un incremento di performance su quelle stesse, per esempio, 8 ripetizioni o su quel carico di panca piana. Quindi l'esercizio madre dovrebbe esserci alla base un minimo di progressione, che è una cosa che per esempio abbiamo inserito in Zeus, nel quale abbiamo scelto un esercizio madre per ogni distretto muscolare e nel corso di tutte le settimane c'è sempre una progressione di base che vi permetterà di tracciare i vostri miglioramenti. L'esercizio madre logicamente dovrà essere un esercizio a grande sinergia muscolare, quindi un compound movement che vi permette di far intervenire diversi distretti, certo ricercando sempre la massima attivazione del distretto target, però così realmente si possono impostare progressioni che hanno logica, perché ci possono essere dei carichi quantomeno pesanti su cui poter lavorare. Seconda tipologia di esercizi, esercizi di pre-attivazione e pre-affaticamento, generalmente sono degli esercizi in cui la capacità di attivazione per gli esercizi di pre-attivazione e di isolamento per gli esercizi di pre-affaticamento devono essere massimi, e di questo ho già parlato in un video precedente, quindi vi rimando a questo video per un approfondimento. Terzo luogo, esercizi meccanici. Sono degli esercizi che non sono ovviamente esercizi madre, non mi servono per tracciare alcunché, ma il cui scopo è quello di creare un lavoro prettamente meccanico, quindi creare tanto danno muscolare, creare tanta tensione meccanica, e generalmente dovrebbero essere anche in questo caso degli esercizi in cui per quanto ci debba essere una massima accuracy, una massima capacità di attivazione, comunque dobbiamo essere portati a sollevare tanti chili, proprio per cercare di creare tanto danno muscolare e tanta tensione meccanica. Ovviamente proprio per l'importanza della tensione meccanica devono essere esercizi in cui l'attivazione è massima, quindi ok esercizi a grande sinergia muscolare, esercizi pesanti tra virgolette, però deve esserci sempre uno schema motorio, un movimento pulito che coinvolge per lo più il distretto muscolare target. Quarto punto, gli esercizi metabolici. Ecco, per gli esercizi metabolici il nostro scopo è quello di creare tanto stress metabolico. Non c'è bisogno che l'esercizio sia un esercizio di isolamento. Quello che piuttosto andiamo a ricercare è che ci sia una scarsa partecipazione di distretti muscolari deboli oltre a quello target. Cosa vuol dire? Immaginiamo un pulley, è un esercizio con il quale vogliamo andare a attivare la schiena, allenarla, però ovviamente c'è un minimo coinvolgimento di braccia, quindi tricipiti in estensione dell'omero e bicipiti in flessione del gomito,
e dei trapezi, quindi dell'upper back e via discorrendo. Ecco, logicamente le braccia sono dei distretti muscolari che sono più deboli rispetto alla schiena, quindi fare tante ripetizioni di pulle ci porterà in ultimo ad affaticare molto di più le braccia piuttosto che la schiena, e quindi a un certo punto inizieremo a perdere l'attivazione, proprio perché sentiremo tutte braccia, tra l'altro pure avambracci e via discorrendo. Il pulle quindi non è assolutamente un esercizio adatto per degli stimoli dei lavori metabolici. Immaginiamo invece un drag curl magari fatto da inclinato, in cui c'è comunque un coinvolgimento della schiena. Il nostro muscolo target però sono i bicipiti, quindi logicamente non ci importa che ci sia un coinvolgimento della schiena, perché la schiena è un gruppo muscolare più forte, più allenato, e quindi comunque cederemo prima sui bicipiti facendo altre ripetizioni, quindi la capacità di attivare i bicipiti sarà inficiata e logicamente lo scopo di colpire quel distretto muscolare target sulle altre ripetizioni, quindi di creare tanto stress metabolico, non sarà per questo inficiato. Passiamo infine all'ultimo ruolo che può assumere un esercizio, che è l'all out, ossia l'ultimo esercizio in cui vogliamo esprimere tutte le energie rimaste per colpire e massimizzare gli adattamenti su quel singolo distretto muscolare. Ecco, l'all out deve essere logicamente un esercizio in cui l'isolamento muscolare è massimo, proprio perché non ci devono essere altri distretti che intervengono, dobbiamo attivare e sentire bene l'ultimo distretto target e soprattutto per via dell'alta intensità che avrà questo esercizio non vogliamo disperdere l'energia, quindi vogliamo colpire esattamente il distretto muscolare target. Ok, tutti questi esercizi sono, come ho detto, riassunti su Zeus, in cui per ogni singolo esercizio vado a dare anche il ruolo, in modo che possiate adattare quello che è la vostra performance, quello che è il vostro approccio al singolo esercizio, su quello che è lo scopo che dovete ottenere dallo stesso. Quindi questo è tutto per quanto riguarda la scelta degli esercizi, io spero di essere stato chiaro, però qualsiasi commento, qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda, scrivetela qua sotto nei commenti e sarò ben lieto di rispondere. Detto questo, io vi invito a iscrivervi qua su YouTube, quindi attivare la campanella delle notifiche e seguirci su Instagram, sulle nostre stories dove lasciamo sempre spunti utili. E detto questo, vi rimando al prossimo video.